arrivare al mulino della ricavata e rimanere totalmente senza fiato è un attimo, ma un po' di fiato ce l'ho per farti una domanda, Franco. Sì? Raccontaci di questa meraviglia che ti sei ritrovato praticamente. Sì, me lo sono. Quella dietro, un po' meno, però è bellissimo. Me lo sono ritrovato come era, un po' ridotto male, insomma, è stata tosta risistemarlo, però siamo soddisfatti del risultato, diciamo. Abbiamo cercato di fare una cosa rispettosa di tutto quello che c'era, non abbiamo modificato qui assolutamente niente, ma in tutto l'immobile, il meno possibile. Il mulino è antico, risale, si può dire, alla notte dei tempi, forse, non lo so. Sì, non c'è una data precisa. Non c'è una data precisa, noi diciamo sempre del 400 perché immaginiamo che il periodo possa essere quello. Del resto, questo mulino è in una posizione, è uno dei pochi posti in questo tratto del fiume Metavro dove è possibile scendere a livello del fiume con una strada, perché il Metavro scorre come dentro dei canyon, no? E quindi è difficile raggiungimento. Questo è uno dei pochi posti, per cui questo fa immaginare che sia molto antico, proprio perché il posto è abbastanza facilmente raggiungibile rispetto ad altri tratti del fiume Metavro. Il mulino nasce con una sola macina da grano, poi nel tempo si è ampliato e l'ultimo periodo che ha lavorato aveva sicuramente tre macine da cereali, forse quattro, di cui due sono ancora superstiti, poi c'è il frantoio delle olive. Quindi già un mulino con almeno tre macine da cereali era già un mulino grande. Questa è la macina da cereali in assetto di macinazione. La tramoggia superiore serviva a depositare il cereale che cadeva al centro della macina dove c'è un buco. Attraverso il buco si inseriva dentro dei canali che ci sono, anche se non si riesce a vederli bene, che vanno dal centro fino all'estremità. La macina superiore, che è questa, girava, la macina inferiore, che è qui sotto, murata, non si vede ma esiste, c'è una macina che stava ferma, le due macine schiacciavano il grano o altro cereale, quello che era. Questo tavolato serviva a fare in modo che il macinato uscisse soltanto da questo archetto, perché sennò si sarebbe disperso tutto attorno. Cadeva in questo cassone e poi non era la farina, era il macinato. Farina, crusca, tutti i prodotti della macinazione, tutti mescolati insieme. Poi, nei tempi antichi si portavano a casa e si passavano con il setaccio. Più recentemente avevano i mulini, anche questo, avevano installato il buratto, si chiamava in gergo, è un setaccio. Abbiamo ancora le parti di quello che era qua in magazzino, non era ridotto a pezzi, non serviva più, ma esisteva. Ecco. Una cosa che vale la pena di sottolineare, anche per rendersi conto di qual era la fatica che faceva il mugnaio. Questa macina è identica a quella che abbiamo visto, cambia la sovrastruttura, diciamo, le cose che stanno sopra. Le due macine, girando, per l'attrito che le faceva qualche volta anche toccare insieme, ma insomma proprio per il lavoro che svolgevano, si consumavano, diventavano sempre più lisce. Invece per lavorare bene dovevano essere sempre le più ruvide possibili. Allora cosa succedeva? Quest'argano serviva a sollevare la macina, spostarla in fuori, girarla, perché questa specie di compasso è fatta in modo che
è posizionato esattamente sul diametro, quindi quando la macina è sollevata è molto facile girarla, perché bisognava girarla. E poi dopo, con la martellina punta, il mugnaio, chi per lui, doveva tac, 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 rendere ruvida tutta la superficie inferiore di questa macina qui e la superficie superiore della macina che sta sotto. E questo era un lavoro che dovevano fare molto spesso. Io l'avevo parlato a suo tempo, mi era capitato di parlare con una persona che aveva lavorato in un mulino, molto anziana sta persona, che aveva tre macine come questo, e con tre macine lui mi ha detto che quasi ogni settimana ne avevano una da ribattere. Quindi questo dà l'idea della frequenza con cui dovevano fare questo lavoro, e quindi anche della grande fatica, perché mettersi lì. Queste stalattiti sono il risultato di un fenomeno naturale, certo, che non ha casualmente dentro un mulino, voglio dire, non ha niente a che fare con il fatto che siamo dentro un mulino, ma poteva essere da qualsiasi parte. Il fatto è che quando hanno costruito hanno risparmiato un muro. Hanno risparmiato un muro perché hanno raddrizzato la roccia che c'è là in fondo e hanno costruito contro. Il fatto è che la collina qui dietro è costituita tutta da rocce impermeabili, sono strati alternati di argilla e tufo, rocce impermeabili nel senso che non assorbono acqua, e quindi l'acqua piovana che cade sulla collina più in alto per defluire ha un unico modo, quella di passare negli spazi che ci sono tra uno strato e l'altro. E qui siamo in una posizione in cui scola, cioè l'acqua esce, perché lo strato pende anche verso di noi, anche se non ce ne rendiamo conto. Quest'acqua dentro la collina fa dei percorsi durante i quali raccoglie del calcare che c'è nelle rocce, e poi uscendo lo deposita sulla parete. Con il tempo ha formato queste concrezioni che vediamo. Franco, questa invece ha una forma diversa, io che non è che mi intendo tantissimo. Perché questa ha una forma diversa e una funzione totalmente diversa, anche in contraddizione con le altre macine in questo posto. Perché questo è un frantoio per le olive, per schiacciare le olive con le quali poi si faceva l'olio. C'è una cosa da dire, il mulino dei cereali lavorava tutto l'anno. Lavorava tutto l'anno perché ovviamente la farina è molto difficile da mantenere, non si mantiene, si mantiene molto meglio il grano, e quindi le famiglie, soprattutto quelle, soprattutto contadine, perché poi dopo era la maggioranza degli abitanti, conservavano a casa il grano, e il contadino andava una volta al mese mediamente al mulino a macinarsi quel grano e si riportava a casa la farina che aveva macinato col suo grano. E quindi un lavoro continuo che dura tutto l'anno. Le olive no, le olive si macinano immediatamente quando si raccolgono. Quindi sicuramente questa macina veniva messa in funzione per qualche settimana nel periodo di raccolta delle olive, durante i quali sicuramente fermavano il resto della macinazione, okay, perché sennò avrebbero fatto un pastrocchio. L'altra cosa da notare è, siamo in un territorio che non ha né il terreno e né il clima adatto alle olive, sennò ci sarebbe coltivazione delle olive. La grande miseria faceva sì che il contadino nel punto migliore, più assolato del podere, le 2, 3, 4 piante d'olive per farsi l'olio per casa se le teneva, e ci voleva qualcuno che queste olive poi le trasformasse in olio. Qui evidentemente c'erano le condizioni, perché avevano la capacità di costruire, di mantenere, di far funzionare una macina per le olive, c'era il mulino, l'impianto dell'acqua, eccetera, eccetera. E nel 1831, come dice la data che c'è incisa sopra, hanno installato questo impianto. Quindi qui si macinavano le olive, nel senso,
Il frantoio serviva a schiacciare, a frangere le olive, che venivano messe lì mentre la ruota girava sopra e schiacciava le olive. Poi la polpa delle olive veniva, gli ossi venivano scartati manualmente, la polpa veniva messa dentro dei contenitori rotondi che venivano impilati in questo punto qua, sotto questo che è un torchio, una pressa. Questo è un torchio che ha la stessa forma di quelli più piccolini che si usa, si sono sempre usati in campagna per torchiare dai contadini, insomma, per fare l'uva, per fare il vino. Il funzionamento è molto semplice, anche molto faticoso, un palo infilato qua dentro, ci volevano due persone, spingere avanti e indietro per abbassare questo piano, questa piattaforma, e spremeva la polpa delle olive. L'olio usciva da questo buco e cadeva nella vasca che c'è sotto questo tavolato. In questa vasca ci tenevano dell'acqua, l'olio cadeva nell'acqua e ovviamente rimaneva galla, e questo era un metodo di filtratura che serviva a fare in modo che le impurità presenti dentro l'olio, più pesanti, cadevano, andavano a fondo nell'acqua e rimaneva l'olio più pulito sopra, che veniva tirato su con dei mestoli, delle cose, dei contenitori di quel genere. E questa è la storia della... Grazie per questo tuffo nella storia e nella tradizione nostra. E prego. Io provo una curiosità. Quelle scalette che ci sono, che entrano piano piano nel lago, servono per mettere i piedini a bagno quando fa tanto caldo o c'hanno un'altra storia? Oggi possono servire anche mettere i piedini a bagno. Perché oggi è molto caldo. Ma sono costruiti per un altro motivo. Mm-hmm. E sono una cosa un po' strana, perché io lo dico perché è l'effetto che ha fatto a me quando li ho scoperti, perché li ho scoperti fisicamente, sì, sì. Perché erano ricoperti di fango, di detriti, di roba. Ma è anche un po' misterioso il modo come, sì, questo pavimento scende, perché... Cioè, vi dico la verità, io ci ho messo 6 anni a scoprire perché è costruito così, a cosa serviva questi scalini, e poi dopo l'ho scoperto solo perché qualcuno che ne sapeva molto più di me di mulini me l'ha spiegato. Questo spazio è organizzato così perché qui c'era una gualcheria. Che cos'è una gualcheria? È un impianto per ammorbidire i tessuti. Praticamente, per chi ha avuto occasione, c'era un macchinario che è lo stesso macchinario identico di quello che serviva per fare la carta. Okay. La carta veniva fatta anticamente con gli stracci, pestando gli stracci fino a ridurli in poltiglia, e poi la poltiglia tirata su una retina, fatta asciugare ed era carta. Qui c'era la stessa macchina uguale, dove però il procedimento era battere per un certo tempo i tessuti che venivano fatti in casa. I quali tessuti fatti in casa, soprattutto per effetto del filato, che era fatto a mano anche quello, erano piuttosto di trama piuttosto rada e piuttosto rigidi come tessuti, quindi per essere utilizzati, essere lavorati e utilizzati al meglio, avevano bisogno di un infeltrimento e di un ammorbidimento, e questa operazione serviva proprio a infeltrire e ammorbidire questi tessuti. Il meccanismo era, per dire due cose in più, questi fuori. Questa specie di castello, sì, con le finestrelle. Delle fate con le finestrelle, sì. In realtà la feritoia, la parte trasversale in alto del buco, era l'ingresso di un getto d'acqua. Okay. La feritoia verticale era il punto in cui entrava le pale di una ruota, perché qui c'era una piccola ruota verticale alloggiata sotto la
grotticina che c'è lì, il getto dell'acqua batteva nelle pale e faceva girare la ruota, l'asse della ruota aveva delle camme, delle sporgenze, che ogni giro muovevano il manico, muovevano un asse che era il manico di un martello. Quindi la macchina faceva fare un movimento a un martello che batteva dentro a un contenitore dove a bagno di acqua bollente c'erano questi tessuti da ammorbidire.